quale, come Movimento 5 Stelle, come forza politica di questa Assemblea, ci siamo lungamente soffermati anche in questi mesi, che è quello della pessima qualità dell'aria del bacino padano e quindi anche della nostra regione. È un'emergenza questa che è stata resa maggiormente evidente dal coronavirus e dagli studi anche di ricercatori della nostra Università di Bologna che hanno dimostrato che vi è una chiara correlazione tra i due fenomeni. Un'emergenza nell'emergenza, la prima però, a differenza della pandemia, è generalmente silenziosa. Ce ne accorgiamo forse solo per i blocchi del traffico di questo periodo dell'anno dovuti ai continui sforamenti e non fa rumore perché le conseguenze sulla salute si vedono soltanto a lungo termine. Qualche giorno fa, però, per la prima volta nella storia del Regno Unito, l'inquinamento atmosferico è stato certificato come causa di una morte prematura, quella di una bambina di appena 9 anni avvenuta nel 2013. In particolare, la piccola che soffriva di crisi asmatiche sarebbe stata esposta a livelli di biossido di azoto molto alti, la cui fonte principale, lo sappiamo, sono le emissioni del traffico, che purtroppo, come certificato il medico legale, le sono risultati fatali. Un fatto storico. In Europa si stima che 3,9 milioni di persone abitino in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei principali inquinanti dell'aria. Di queste, 3,7 milioni, cioè circa il 95%, vive nel nord Italia. Il nostro paese è il primo posto per le morti da biossido di azoto, che significa auto a diesel. È una strage silenziosa che va fermata e per farlo serve un cambio di rotta. Questo governo si sta muovendo in questo senso. Anche ieri a bilancio sono stati prorogati e potenziati gli incentivi per le auto sostenibili. E anche la nostra regione può e deve giocare un ruolo in questa partita. Servono quindi provvedimenti tangibili che invertano questa tendenza e a nostro avviso è necessario agire con forza su quella che è una delle principali fonti emissive, senza evidentemente tralasciare le altre, che causano inquinamento e smog, ovvero il traffico e le auto, in particolare quelle a diesel. Che serve agire su quel segmento è un dato che è emerso con chiarezza anche dallo studio Life Prepare, a cui ha partecipato anche la nostra regione, che ci ha detto che durante il lockdown totale della prima fase della pandemia c'è stata una diminuzione del 40-50% degli ossidi di azoto, quindi delle auto, principalmente auto a diesel. Per questo è prioritario mettere in campo già da questo bilancio azioni concrete. Le chiedo quindi, Sottosegretario, se condivide con noi la necessità che tradurremo in un ordine del giorno che presenteremo come Movimento 5 Stelle al bilancio di previsione 2021-2023 di sostenere questa inversione di marcia destinando una parte delle risorse del fondo per gli enti locali ad incentivi per la riconversione del parco auto di proprietà dei comuni, spesso molto datato, verso veicoli ad emissione zero come quelli ad alimentazione elettrica. In attesa mi auguro che questa misura possa estendersi in maniera ancora più efficace anche alla riconversione nel parco circolante privato attraverso le risorse del Recovery Fund. E quindi subito dopo l'approvazione del bilancio regionale la Giunta promuoverà un confronto stringente con le rappresentanze degli enti locali dell'Emilia-Romagna al fine di programmare le risorse stanziate dal Governo oggetto di un accordo tra Stato e Regioni per la programmazione pluriennale di investimenti che nel prossimo triennio saranno pari a circa 85 milioni di euro per il nostro territorio. La norma specifica, peraltro, è ripresa proprio dalla legge di bilancio in corso di approvazione in Parlamento. La Giunta indica senz'altro nell'intervento proposto dalla consigliera Piccinini un ambito coerente con i propri obiettivi enunciati e assicura fin d'ora che una quota adeguata di risorse sarà opportunamente destinata allo scopo. Non posso che dirmi soddisfatta per le parole pronunciate dal sottosegretario. Questa è una misura che completa ed integra ciò che si è fatto anche in queste ore appunto a livello nazionale attraverso il rinnovo dell'incentivo per le auto a basse emissioni, a cui si è aggiunta un'ulteriore misura di attenzione, ovvero un contributo del 40% per chi acquista auto elettriche ed ha un ISEE basso. Lo stanziamento di queste risorse già a partire da questo bilancio permetterà agli enti locali, quindi ai comuni, di poter cominciare finalmente a svecchiare il proprio parco auto e aprire la strada a veicoli meno inquinanti come appunto quelli elettrici. È un'azione importante nel segno della sostenibilità ambientale quella che stiamo facendo. Quindi mi auguro che possa essere apprezzata dai sindaci e dalle polizie municipali perché a loro si rivolgerà in prevalenza. Si tratta, a mio avviso, di un passo in avanti che significa anche una presa di coscienza per un problema che coinvolge tutti noi, coinvolge i nostri figli e le future generazioni. E che questo sia solo l'inizio di altre azioni che dovremo mettere in campo per quella svolta green che tanto ci attende. Grazie.